Oggi sono emozionatissimo, è arrivato il momento di presentarvi il mio gin agli agrumi. È stato realizzato da un gruppo di amici e professionisti del settore, ma io ho fatto da consulente e quindi lo sento un po' anche mio. My gin, appunto. Ma facciamo un passo indietro, perché questa storia inizia secoli fa. L'uomo è cosa certa conosce l'agrume da almeno 4500 anni. Pensate che in Cina, già intorno al 2200 a.C., alla corte dell'imperatore Taiyu, arrivavano regolarmente in dono questi profumatissimi frutti. Ma furono gli arabi nel X secolo d.C. a portare il limone e l'arancio amaro dall'Asia all'Italia, ed in particolare in Sicilia. Da lì la diffusione fu esponenziale, tanto che durante il Rinascimento i medici ebbero l'idea di arricchire giardini e cortili con piante di agrumi in conche di terracotta per abbellire, profumare e dare un'impronta distintiva alle ville toscane. My Gin Princi nasce con l'intento di condensare in un distillato nobile i profumi delle limonai medice, dove artisti e poeti amavano passeggiare in cerca di ispirazione. Nel Rinascimento non c'era villa in Toscana dove la limonaia non facesse bella presenza. Questi spettacolari frutti venivano ricoverati nel periodo invernale per poi in primavera diventare attori protagonisti dei Dehors con inebrianti giochi di colori e profumi straordinari. È bello immaginarsi il Brunelleschi, Michelangelo, il Botticelli passeggiare fra le limonaie medice coccolati dal suono dell'acqua delle fontane. Ammirando nobili facciate, bassorilievi, busti e statue in uno straordinario connubio di armonia tra architettura, arte e natura. My Gin Princi è la concretizzazione di un sogno di un gruppo di amici appassionati di gin. Quello di reinterpretare un classico liquore inglese in versione toscana, un prodotto dal retrogusto nobiliare, bello, aromatico, una mescolanza di suggestioni sensoriali, olfattive e gustative, un viaggio percettivo sofisticato, un percorso attraverso sentori avvolgenti di scorze, fiori e spezie che diventano un tutt'uno, un omaggio alla bellezza estetica del Rinascimento. Altra considerazione riguarda lo scambio culturale con l'Inghilterra, la patria del gin, da sempre massima ammiratrice delle bellezze toscane. In uno straordinario gioco del destino, il British Style rivive oggi in questo distillato toscano reinterpretato da My Gin Princi. Con i suoi ingredienti selezionatissimi, la preparazione artigianale, meticolosa, ossequiosa, nel rispetto del tempo, con quello stile alchemico capace di conferire genuinità, calore, esclusività, sensazioni capaci di accompagnare, di avvolgere e coccolare. Un affascinante mix di storia, culture e tradizioni, passione e creatività. Due parole sull'etichetta. L'etichetta stoffa, finemente ricamata, ricorda le camicie inamidate firmate con le iniziali, al fine di arricchire la bottiglia con un tocco unico, elegante e ricercato. Chi mi segue da tempo sa che il gin è il mio distillato preferito, che il gin tonic è la mia passione. E quindi aver creato e personalizzato un gin in versione toscana è per me un piccolo sogno nel cassetto che si avvera. Un piccolo tesoro che spero di condividerlo con voi. Curiosi di provarlo?